Salve, sono Andrea Turrina, il direttore delle sedi italiane della Scuola di Osteopatia di Madrid. La Scuola di Osteopatia di Madrid nasce più di 20 anni fa in Spagna sotto l'opera e l'impulso del direttore scientifico François Ricard e del suo collaboratore Kines Almazan Campos. Attualmente la scuola offre il suo percorso formativo in più di 5 paesi in Europa e in altrettanti in Sud America. Stiamo parlando di Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Germania. Per il Sud America siamo fortemente presenti in Brasile, Argentina, Venezuela, Messico. Altre sedi sono in apertura a breve. Il nostro percorso formativo dura 6 anni, all'interno dei quali i colleghi possono acquisire gli standard accademici europei equivalenti a 175 crediti ECTS. La formazione, come dicevo prima, è riservata attualmente solamente a laureati in fisioterapia e medicina. Nell'arco di questi anni chi segue la formazione ha la possibilità di studiare, valutare e trattare in primis quelle che sono le problematiche legate all'apparato locomotore, introducendo poi tutta la parte dell'osteopatia viscerale e craniale. Buongiorno, sono Stefania Monese, responsabile della segreteria di EOM Italia. Sono a vostra disposizione per darvi informazioni sulle nostre giornate introduttive nelle diverse regioni d'Italia, sui corsi della scuola nelle nostre sedi a cui è possibile assistere con la formula dell'Open Day. Potete interpellarci ed avere chiarimenti attraverso la mail della scuola segreteria.eom@alice.it o segreteria@eomitalia.it. Vi invito a visitare il nostro sito www.eomitalia.it ed usare i link attivi per contattarci. Il numero è 393 266 5138 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. Abbiamo il piacere di presentare un approccio strutturale, scientifico, clinico, differenziale. Grazie alle 22 pubblicazioni prodotte dal nostro direttore scientifico François Ricard e alla presenza di una rivista che abbiamo il piacere di editare, Osteopatia Scientifica o European Journal of Osteopathy, con la collaborazione di Elsevier. Arrivati al 3° anno nel percorso formativo, gli alunni della scuola hanno la possibilità di compiere un'esperienza clinica in Spagna o presso l'ospedale Ouro Verde in Brasile, San Paolo. Quella che è la nostra opera di formazione in Italia si rivolge ai colleghi presenti nel centro nord e a breve anche al sud Italia. Abbiamo infatti 2 sedi didattiche, una qui a Mozzecane in provincia di Verona, quella storica, una presente da 2 anni in Liguria, a Vado Ligure in provincia di Savona, e nell'ottobre 2013 inizieremo a proporre il percorso formativo in osteopatia anche a Roma. A supporto del percorso didattico e formativo proponiamo ai nostri alunni materiale cartaceo, singolo e specifico per ogni anno di formazione, naturalmente i testi prodotti dal direttore scientifico. Offriamo a chi compie questa formazione materiale informatico con un supporto DVD e contiamo sulla presenza di materiale presente in 2 aule virtuali. Una è consultabile con password e login presso il sito della sede italiana e uno presso il sito della sede centrale. È importante che l'allievo nel corso degli anni possa confrontarsi con nozioni di diverso tipo, creando una propria sintesi che sia utile al lavoro, sia in termini di valutazione che di trattamento. Vi invito perciò a collegarvi al nostro sito www.eomitalia.it anche per dare una prima occhiata a quella che è la nostra proposta. Al di là delle informazioni che sono proprie del percorso di formazione, vi invito ad utilizzare già materiali di pubblico accesso come le piccole revisioni di articoli scientifici inerenti alla terapia manuale, i video che riguardano il ripasso anatomico per adesso presente di testa e collo, ma a breve metteremo anche altre regioni sia di dissezione anatomica che in formato 3D. Inoltre, per supportare sempre lo studio, stiamo facendo una raccolta dei video presenti nel web che riguardano tutti i test clinici differenziali, neurologici ed ortopedici, proprio per supportare la fase diagnostica. La EOM, la Scuola di Osteopatia di Madrid, è un percorso di 6 anni, 5 più la tesi, dove vengono affrontate tutte le disfunzioni come cause di problematiche di tipo di dolore da parte del paziente. I docenti sono docenti italiani e docenti spagnoli della Scuola di Madrid. Sono 7 seminari all'anno per 6 anni. Il lavoro è un lavoro teorico e prevalentemente pratico, provato direttamente durante le ore di lezione, in questo caso qui nella sede di Mozzecane. Ho scelto di intraprendere questo percorso per avvicinarmi a quello che erano inizialmente le tecniche strutturali. Mano a mano che sto studiando all'interno della scuola mi rendo conto però che c'è un approccio diverso da quello che abbiamo conosciuto, ovvero quelle che sono le tecniche viscerali. Quello che affascina nel corso degli anni di studio è di poter abbinare entrambe le tecniche e poter appunto effettuare questi approcci su una vasta scala di pazienti che comprende dal paziente sportivo fino al paziente anziano. La scelta di intraprendere un percorso osteopatico attraverso la scuola EOM nasce da 2 motivazioni particolari. La prima è l'apertura della scuola a solo medici e fisioterapisti, e questo è un vantaggio importante per la qualità dei contenuti e lo sviluppo dei confronti in classe, e per il fatto che c'era un interesse personale di avvicinarsi a un approccio osteopatico non solo più strutturale, ma anche di natura viscerale e neurovegetativa. La scuola EOM è una scuola che viene frequentata sia dai fisioterapisti sia da medici. È una scuola che dà la possibilità ad ogni singolo allievo di avere informazioni sia in ambito strutturale sia in ambito viscerale, e queste informazioni che vengono date dopo ogni singolo seminario implementano quelle che sono le abilità e le capacità manuali dell'allievo. Personalmente mi sono trovato sin dall'inizio, sin dai primi seminari, ad affrontare tematiche nuove che non avevo mai conosciuto, e nella mia attività lavorativa sono migliorato moltissimo. Il corpo docenti della Scuola di Osteopatia di Madrid è un corpo docenti di altissima formazione e cura molto l'ambito pratico in ogni seminario e dà la possibilità a tutti gli studenti di esercitarsi nell'attività pratica. Ogni fine anno la scuola propone degli esami che sono molto selettivi e che permettono l'accesso all'anno successivo previo il superamento di questo tipo di esame. Io ho iniziato la scuola di osteopatia 6 anni fa e l'ho fermata dopo i primi 2 anni per motivi personali, convinta di non continuare più. Dopodiché mi sono per sbaglio approcciata alla scuola di Applegger con l'approccio verso il sistema craniosacrale e mi è tornata la passione e la voglia di riprendere questo tipo di scuola. Infatti Mi sono iscritta adesso al terzo anno e con il seminario sul stomaco, sfenobasilare e adesso col sistema vegetativo sto ricompattando tanti pezzi e mi sto veramente appassionando a tutto quello che è la parte più nascosta del corpo, la parte che comunque subito il paziente non manifesta, perché in genere le persone vengono da noi terapisti con problemi che sembrano quasi più superficiali, e questo tipo di scuola mi sta insegnando a vedere il paziente nella sua totalità e soprattutto a non fermarmi davanti a quello che di solito fa la medicina tradizionale, trattare il sintomo, bensì andare a cercare qualcos'altro, una causa diversa, una causa prima, e ragionare sul problema. Questo è quello che io trovo in questa scuola ed è quello che mi interessa per il mio lavoro.